Salve a tutte e a tutti e benvenuti a un altro appuntamento di Feng Shui tradizionale o Feng Shui popolare. Oggi parliamo delle fantomatiche cure. Cosa sono le cure? Nel Feng Shui popolare molto spesso la cura viene presentata come un rimedio per ogni male. Quindi come un semplice oggetto, un semplice cristallo, una campanella, un Buddha grasso, che vi prego, non si chiama Buddha grasso, è il Budai, è tutta un'altra cosa. Se volete un approfondimento su questo tema, potete andare al mio video precedente dedicato ai 5 luoghi comuni rispetto a simboli ed oggetti che utilizziamo in casa e che ci provengono dalla tradizione asiatica. Comunque, tornando a noi, il Feng Shui popolare usa le cure un po' come un condimento, ovvero, qua c'è questo problema, ok, metti questo. Di qua c'è un problema, ok, metti questo. Ma come viene determinato questo? Molto spesso viene determinato dal fatto che si utilizza l'archetipo, quindi il simbolo che un determinato oggetto rappresenta nella sua cultura di partenza, quindi parliamo della cultura cinese, e gli si dà una determinata qualità evocativa all'interno della casa. Ma c'è un problema. Questo tipo di intervento può essere vagamente funzionale, magari, cioè a volte lo si fa e può anche funzionare, ma solamente se questi determinati oggetti appartengono all'universo mentale degli abitanti di una certa abitazione. Infatti, dobbiamo ricordarci che quando si parla di Feng Shui non parliamo solo di energetici fine a se stesso, ma parliamo anche di un profondissimo messaggio neuropsicologico che viene trasmesso costantemente ad una persona. Per cui, se io non sapessi distinguere, non sapessi riconoscere quel determinato oggetto, molto probabilmente non mi renderei neanche conto di qual è il suo scopo originario, qual è la sua funzione. Ad esempio, se io vedo una catena di monete, la prima cosa che posso pensare è una decorazione. Da noi, ad esempio, si usava spesso fare i braccialettini, le cose con le monete antiche. Però invece ha una specifica funzione e deve essere utilizzato, ad esempio, per raccogliere, per catalizzare l'abbondanza, e questo come molti altri. Se però il soggetto che se lo mette in casa non ha la più pallida idea di che senso abbia questo oggetto, se non quello che gli è stato detto dal consulente, ovviamente ci sarà una dinamica in atto che non è particolarmente funzionale a livello profondo. Ok, posso convincermi che avendo l'oggetto là funziona, ma qua andrò a lavorare esclusivamente sull'effetto placebo. Al contrario, se io utilizzo un oggetto che ha lo stesso identico valore, quindi se io utilizzo un simbolo che ha lo stesso significato di quello proveniente da un ambito culturale, soprattutto per noi italiani, assolutamente distante, sarà molto più funzionale dello stesso, perché costantemente avremo un ricordo, un gancio emotivo ed intuitivo con quel determinato oggetto. Sfortunatamente, però, spesso il Feng Shui moderno non ragiona così. Al contrario, il Feng Shui tradizionale, nel momento in cui utilizza degli oggetti, li utilizza valutando esattamente qual è il significato intrinseco, l'archetipo legato a un determinato oggetto e quale significato lo stesso oggetto può trasmettere all'abitante di una casa. Infatti, anche se fosse il migliore intervento di sempre, se noi avessimo un oggetto che non piace o persino crea repulsione all'abitante di una casa, ovviamente non dovremmo mai inserirglielo, perché per il suo universo psichico quel determinato oggetto, quella determinata suppellettile trasmette un'informazione negativa che quindi non porta verso il benessere e l'evoluzione personale. Per farvi capire di che oggetti vi sto parlando, potete vedere un attimo un riepilogo proprio ora.
Avete visto quindi, c'è una marea di oggetti, se cercate oggetti feng shui ne troverete probabilmente ancora altri che non ho mai visto, sarei anche curiosa di conoscerli forse, che vengono utilizzati spesso, anzi quasi sempre, proprio come cura, come intervento che risolutivo all'interno di un determinato ambiente, quindi all'interno di un certo spazio. Qual è il problema? Il problema è che spesso le persone non sentono nessun legame né riescono a ricevere la corretta informazione energetica, la corretta informazione di intervento da questi oggetti, perché sono oggetti non provenienti dalla tradizione, dalla cultura di origine della persona stessa. Quindi la persona non li conosce, non li sa riconoscere, non li sa interpretare. Cosa si può fare quindi? La cosa fondamentale è capire che questo tipo di intervento è più un intervento estetico che un vero e proprio intervento applicativo. Chiaramente alcuni di questi oggetti, pensiamo ad esempio anche, ho già parlato in video precedenti, lo specchio Bagua, per quanto provenga dalla tradizione, per quanto possa essere anche un oggetto estremamente popolare per quel che riguarda la nostra percezione dello stesso, ma di fatto ha uno scopo preciso e può essere utilizzato. Così come ho già parlato dei cani fu, anche loro possono essere utilizzati. I draghi, qualsiasi altro simbolo, qualsiasi altro archetipo animale, vegetale, simbolico in generale, però dobbiamo capire che se non si riesce a comprendere qual è proprio il legame tra il simbolo profondo che questo oggetto porta e il tipo di effetto che lo stesso può causare sulle persone, può creare, anche sulle, più correttamente dire, sulle persone. Non serve assolutamente a niente, è come andare a prendere un suppellettile al negozio dei cinesi, appunto, perché molto spesso lì si trovano là ed è anche imbarazzante perché ho visto oggetti di una qualità veramente infima utilizzati perché, ah sì, ma va bene anche un oggetto da pochi soldi. No, noi stiamo lavorando a livello energetico, il materiale, come ci insegna l'alchimia, la materia è fondamentale e anche la chimica, l'interazione molecolare tra noi, tutto quello che entra nel nostro campo percettivo è fondamentale. Per cui è chiaro che un drago d'argento o d'oro ha un valore molto differente da un drago di plastica, magari placcato. E tutto questo tipo di considerazioni non vengono quasi mai fatte proprio negli interventi di feng shui popolare. Ma allora mi può essere chiesto: ma allora come si fa una cura? La cura è alla base proprio dell'intervento vero di feng shui. Una cura di feng shui non è altro che una valutazione del disequilibrio, quindi mancanza o d'eccesso, o anche confusione, ci può essere una confusione energetica in un certo punto, che deve essere riequilibrato oppure che deve essere indirizzato verso un aumento o una diminuzione energetica per ottenere un senso di armonia, di benessere e anche per aiutare appunto gli abitanti di un determinato ambiente. La maggior parte degli interventi che si fanno col feng shui tradizionale si basano su due cose di cui abbiamo già parlato, le forme e i colori. Infatti, nel feng shui io posso usare, chiaramente, se voglio avere un tocco orientaleggiante, un oggetto di origine cinese, ma esclusivamente se piace all'abitante dell'abitazione. Se a uno non piace, che senso ha inserire un oggetto che è già sgradevole di per sé? Questo me lo dovrebbero spiegare i consulenti di feng shui popolare che lavorano in questa direzione, anzi mi farebbe piacere un confronto perché molto spesso sembra che tutti noi dobbiamo stare arroccati nei nostri castelli e che non ci possa essere un dialogo che porti finalmente a una visione unitaria, interdisciplinare e sincretica di tutte queste fantastiche discipline che ci provengono dalle nostre tradizioni più antiche. Quando interveniamo su un'abitazione andiamo ad utilizzare il colore e le forme. Le forme possono essere sia le forme disegnate, nel senso possiamo anche creare determinati spazi, creare degli ambienti con
delle proporzioni differenti, ma la forma in generale all'interno della casa è proprio l'arredamento, sono i quadri, la disposizione stessa dell'abitazione che abbiamo scelto. E il colore, ovviamente, sono interventi di colori, sia sulle pareti, sia sui tessili, sia anche sull'oggettistica. Una cura fatta bene di Feng Shui, quindi, non è altro che la ricerca di un equilibrio utilizzando sempre il nostro amato Wu Jing, quindi il ciclo naturale delle cose, i cinque movimenti, le cinque fasi dell'energia. Se noi abbiamo un elemento in eccesso, quindi andremo ad intervenire con un elemento che lo scarichi o che vada in contrasto. Quindi, ad esempio, se io devo scaricare un'informazione energetica di tipo legno, posso utilizzare il fuoco che gli permette di scaricarlo, o se la devo controllare, utilizzerò il metallo, quindi il grigio, ad esempio, legno verde, fuoco rosso, metallo grigio, per poterla contenere, per poterla limitare. Queste sono tutte delle considerazioni che un consulente di Feng Shui tradizionale fa ad ogni intervento, perché l'interesse massimo è proprio quello di creare un equilibrio, creare un'armonia e non con degli oggetti esotici, non con dei souvenir, ma esattamente con ciò che possiamo trovare già dentro una casa. Un consulente di Feng Shui, a meno che non sia proprio strettamente necessario, farà il possibile per farvi utilizzare gli oggetti che avete già, magari riposizionandogli, dandogli una seconda vita, e questo per me è fondamentale, soprattutto in un'ottica di sostenibilità. E difficilmente vi darà una lista di oggetti da acquistare e posizionare da prendere al negozio dei cinesi. Perché? Perché non ha assolutamente niente a che fare con quella che è la specificità della nostra percezione. Noi in ogni istante percepiamo milioni di informazioni spaziali, di informazioni percettive con i nostri occhi, con il nostro tatto, con l'udire, con il nostro odorato, e tutto questo viene valutato da un'analisi seria, un'analisi percettiva di Feng Shui, perché è fondamentale per creare questo senso di benessere in noi stessi, per creare questo senso di equilibrio negli spazi in cui viviamo. E questo vale sia per l'abitazione, ma anche per il negozio. Un altro intervento comunissimo di Feng Shui popolare è il gatto che saluta. Non mi ricordo il nome esatto cinese, ma in giapponese è il Manekineko. Il gatto che saluta, che cos'è? È un invito ad entrare, è un invito a venire incontro, per cui deve essere posizionato solitamente, se parliamo di un negozio, in casa uno lo può mettere magari all'ingresso proprio come simbolo di accoglienza, se piace. Se no, ad esempio, nei negozi molto spesso vediamo questi oggettini posizionati nei posti sbagliati, perché quell'oggetto deve servire a far arrivare le persone verso la cassa, perché è quello il percorso funzionale di un intervento, ad esempio, che può essere fatto per massimizzare il reddito, massimizzare i guadagni di un negozio o di un'attività. Ma spesso, se tu entri nelle attività, lo vedi messo qua, messo là, messo in giro, non ha nessun senso, ma magari viene posizionato perché viene considerato un punto disagevole e gli si dà il suggerimento di posizionare un manekineko, quindi un attrattore. Molto più comunemente in quello che è il feng shui tradizionale, non andremo ad inserire anche un'altra cosa che viene detta spesso, è quella di mettere lo specchio sotto la cassa in modo tale che i soldi sembrano di più. No, cioè, può avere un senso una volta ogni tanto. Se noi vogliamo massimizzare, ad esempio, il guadagno di un negozio, andremo a cercare di creare un vero e proprio imbuto, un tunnel che richiami il cliente, un tunnel percettivo che richiami il cliente verso la cassa, verso quello che è prima il cuore del negozio e dopo verso la cassa, perché solo in questo modo, ad esempio, la persona seguirà una strada. Capite? Sono due tipi di interventi molto diversi. Nel feng shui tradizionale si va a valutare l'abitazione o il negozio e le stanze come un insieme. È da considerare allo stesso modo in cui si lavora in medicina.
In medicina noi analizziamo qual è l'organismo, ma se io ho un dolore al ginocchio, il dolore potrebbe provenire anche dalla caviglia, non è per forza collegato al ginocchio. E lo stesso è la nostra abitazione. Se io ho un problema in una certa zona, potrebbe essere collegato a tutt'altra zona di casa. Ma è importante che l'informazione sia sempre armoniosa e sia sempre, appunto, utilizziamo il termine forse un po' ormai in disuso, di olistico, ma inteso come olos, come l'intero, come il tutto. Dobbiamo avere proprio questo tipo di visione anche per la nostra abitazione, se no non riusciremo mai a riconoscere con esattezza quelle che sono le sue caratteristiche, quelli che sono i difetti e quelle che sono le potenzialità da dover massimizzare. Quindi, per concludere questo intervento sulle cure, quando parliamo di cure del Feng Shui, solo raramente parliamo di quella che noi definiamo agopuntura domestica o agopuntura abitativa, ovvero interventi estremamente specifici con l'uso di simboli particolari collegati esattamente a quel settore o alla funzione di un determinato settore. Al contrario, le cure intese dal feng shui popolari è un florilegio di accessori. Ci può essere sempre, come dico, l'esito positivo, ma perché ricordiamo quanto l'effetto placebo possa influire sulla nostra percezione di benessere, sul nostro senso di benessere. Ma ovviamente la maggior parte di questi oggetti, soprattutto se non hanno niente a che fare con la cultura, l'inconscio, il mondo mentale, le mappe mentali che il soggetto utilizza ogni giorno per esprimersi nel mondo, non avranno assolutamente nessun effetto. Quindi, prima di pensare che per un intervento di Feng Shui dovremmo spendere centinaia di euro in statuine, non preoccupatevi, un vero intervento di Feng Shui solo in casi eccezionali o estremamente mirati vi dirà di utilizzare qualcosa di extra. Quasi sempre, in realtà, gli interventi di Feng Shui, anzi, tendono sempre a togliere più che aggiungere, perché come sappiamo bene anche dal concetto, insomma, di decluttering, più una casa è spaziosa, più una casa respira, più una casa ha la potenzialità di accogliere novità, di accogliere il chi proprio, e più sarà una casa sana e sarà una casa che permetterà alle persone che la vivono di vivere in salute, di vivere e di sentire il benessere e quindi di manifestarsi al mondo al pieno delle proprie potenzialità. Ci vediamo per un altro appuntamento di Feng Shui tradizionale o Feng Shui popolare fra 2 settimane. A presto!